È giovedì, ovviamente. Cerchiamo di far diventare una cosa molto bella la nostra abitudine. Sto parlando dell'abitudine del teatro con Tamara Malleo. Buongiorno, Tamara. Buongiorno Fabio, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Good Morning Milano e di Crystal Radio. Allora, Dove ci porti oggi? oggi abbiamo tre proposte molto diverse fra loro e in luoghi molto diversi. Allora, andiamo da Zia, zona indipendente Ah, artistica che pensavo si da tua trova. zia, pensavo ci portassi da tua zia, no? Cioè, No, no, ok. zona indipendente artistica che si trova in via Francesco De Santis, si può raggiungere con il tram 15 o il 3 e si scende in viale Cermenate, o se no si può prendere la metropolitana fermata a Abbiate Grasso e sono 10 minuti a piedi più o meno per raggiungere appunto la zona indipendente artistica. E qua ci sarà il 9 e il 10, quindi sabato e domenica, Grey Balt. È uno spettacolo che parte dal romanzo di Dorian Gray, famosissimo, per poi fare una riflessione sulla giovinezza e su la gerascofobia, che è un termine per indicare una particolare forma di fobia riguardo l'invecchiare e il trascorrere del tempo. Quindi chiaramente il tema è il tempo che scorre e tutte le paure che sono legate a questo scorrere del tempo e alla nostra incapacità, forse anche dettata da una società che ci vuole sempre, diciamo così, sempre non solo giovani, ma sempre molto pronti, sempre molto perfetti in qualche modo, e la vecchiaia non viene considerata tale, diciamo così. Quindi anche lo spettacolo parte dalla storia di questo Gray, di questo Dorian contemporaneo, che il giorno del suo 30° compleanno scopre di avere un capello bianco. E da qua, diciamo così, inizia tutto un percorso che, insomma, lo porterà a delle riflessioni e forse a una esasperazione, un'esagerazione, ma lo scoprirete solo andando Bene, a vedere a bene, bene. teatro, appunto, Balt, scusate, Gray, che è portato in scena dalla compagnia Balt, formata da Alessandro Balestrieri e Francesco Altilio, che sono anche i drammaturghi e l'interprete di questo spettacolo. Quindi Zia, appunto il posto è Zia, zona indipendente artistica, che si trova in zona Viale Mecenate, quindi metropolitana verde, Sì, più o meno, sì. Qua indicazione zona massima. lì. Poi ci spostiamo invece in zona Isola, dove parliamo di zona K, che forse non abbiamo mai No, parlato, nuovo che questo. sì, è un luogo dove molte realtà artistiche si propongono, soprattutto per spettacoli in forma di studio, performance, insomma, diciamo così, un teatro che si apre a forme di condivisione che non sono solo prettamente prosa. E in questo caso la performance che vi propongo è quella di Simon Sen, che è un artista svizzero, lo spettacolo è uno spettacolo in lingua francese e inglese con i sovrattitoli in italiano, che può spaventare, ma in realtà Sì, devo dire sì, devo dire spaventa. Sì. Ma in realtà invece io ho visto molti spettacoli sovratitolati e spesso non serve neanche, nel senso, la sovratitolazione, perché il teatro ti porta comunque dentro quella storia e quel meccanismo in cui poi, diciamo così, ti fai prendere dalla situazione. Comunque loro mettono a disposizione tutte le condizioni per poter comprendere appieno lo spettacolo. In questa praticamente è una conferenza digitale, e quindi una performance molto particolare, che vuole, diciamo così, che si sviluppa come dimostrazione e confessione, in cui appunto il videographer, che è Simon Sen, dimostra che il mondo virtuale e il mondo reale non sono così in opposizione, ma che spesso invece possono entrare in connessione molto forte. L'esperienza di Simon Sen è quella di aver acquistato online la replica digitale di un corpo femminile e l'ha portata in vita con i sensori, attraverso quindi un visore. E quindi da quello è poi emersa una riflessione sul genere, quindi sulla propria scelta del genere, e ha discusso addirittura con la lei, diciamo così, digitale, che ha dato l'identità, creando una relazione reale, diciamo così, tra il suo
diciamo così, tra questa realtà digitale e lui stesso. Quindi è un progetto che mette realtà digitale, realtà reale in forte connessione, ma poi genera anche tutta una riflessione sul disturbo di genere e sulla riflessione sul genere. Quindi è uno spettacolo molto particolare, sicuramente, però Zona K propone appunto dei percorsi artistici che non sono usuali, diciamo così. Quindi secondo me, scusate, non l'ho detto, Zona K si trova in zona Isola, quindi raggiungibile sia con la metropolitana gialla Zara, sia con la metropolitana viola Isola. Giusto. E sia, mi sembra, anche con la verde Gioia. Sì, beh, anche Garibaldi in realtà c'è l'uscita sul retro che finisce esatto. L'isola. Quindi in realtà è veramente raggiungibile con tutti i mezzi possibili. Ciò che una volta era isola adesso non è più isolato, ecco. Cioè, pensate. No, esatto, assolutamente. Quindi io vi consiglio di provare a vedere il programma di Zona K, perché è un programma veramente molto ricco. Zona K, ok, Zona adesso K, ce lo segniamo questo. E propone comunque delle realtà e delle compagnie anche che appunto vogliono provare nuove strade, quindi in qualche modo anche per noi, spettatori e spettatrici, è un modo per provare altre visioni al di fuori di quelle a cui siamo noi abituati. Invece, come terza proposta, sì, ti propongo invece una cosa molto classica, che è un musical, La febbre del sabato sera, che è al Teatro Nazionale, si trova in Piazza Piemonte, sì, quindi raggiungibilissimo con la metropolitana rossa fermata Wagner. O il 16, ti do anche questa cosa, il 16 esatto, ferma proprio davanti. Ferma. E anche con il 16, e La febbre del sabato sera è un grande, appunto, un grande classico, un film che tutti noi conosciamo e che in questo caso la Compagnia dell'Arancia ha voluto portare in una nuova produzione con la regia di Mauro Simone, che è un regista di musical italiano molto conosciuto. È uno spettacolo che il regista stesso, che appunto ha partecipato anche al progetto e alla sua nascita, ha voluto che molte canzoni rimanessero in versione originale, quindi in inglese, proprio perché da noi tutti conosciute e insomma e portate alla notorietà, e invece alcune sono state tradotte, come succede spesso in Italia, in italiano, per permettere al pubblico di avere una comprensione maggiore del testo stesso. È uno spettacolo appunto molto, diciamo, vivace, con delle note però anche emotive, drammatiche, come il film stesso ci ha raccontato, e è chiaro che è un film ambientato negli anni 70, ma che in qualche modo ci riporta, attraverso la rivisitazione di Mauro Simone, in una realtà comunque contemporanea, e si racconta di giovani ragazzi che desiderano cambiare la propria vita attraverso dei sogni, delle ambizioni che nutrono, in questo caso nei confronti della danza, ma questo è un discorso che si può applicare poi in vari ambiti. Quindi La febbre del sabato sera, che peraltro ha una lunghissima tenitura perché rimane fino al 6 gennaio, quindi c'è una grande possibilità di andarlo a vedere in tutte le, diciamo così, le settimane da qua al 6 gennaio. Al 6 gennaio, insomma, non è male, sì, infatti. Anzi, esatto. Può rispondere alla domanda cosa fai a Capodanno? Sai che è sempre quella domanda, certo, no? Sai che per andare a teatro a Capodanno è sempre un buon modo di iniziare l'anno. Quindi infatti, assolutamente. Anche il musical questa mattina nella nostra abitudine del teatro con Tamara Manleo. Vedi, Tamara, tu che dici sempre... Io mi ricordo sempre che una volta hai detto che sei una spettatrice noiosa, hai detto una cosa del genere, hai detto, ecco, non è, non è per niente... Triste, hai detto, non è vero. Perché io non rido molto agli spettacoli. Non è vero, quando scusa. Quando mi fanno ridere è un grande successo per lo spettacolo. Vedi? E invece ti scopriamo anche spettatrice ballerina, forse, con questa ultima... Però i musical comunque, secondo me, sono... diciamo così, i musical italiani hanno delle caratteristiche proprie, e non sono esattamente musical inglesi o americani, però hanno una loro storia, e la Compagnia dell'Arancia è sicuramente una compagnia che ha tradizionalmente portato in Italia la commedia musicale e il musical poi nel corso del tempo, insomma, e quindi è molto tecnica. Sì, sì, ma poi il musical è qualcosa che è esploso magari dopo rispetto appunto ad altre nazioni, come dicevi te, ma poi insomma ha preso subito il pubblico italiano, si è subito appassionato a quel genere, quindi insomma... Sì, poi vabbè, le storie sono
molto diverse. Cioè, ci sono spettacoli come Grease, che è un grande classico del musical, poi ci sono insomma musical che portano delle novità. Chiaro, chiaro, e chiaro. In questo caso La febbre del sabato sera è un po' un classico, del film musicale. Però... non possiamo non nominarlo, nominiamolo allora, il grande musical di cui tutti stiamo pensando in questo momento, il non musical, Supermarket, dai, è quello. Sì, quello, sai, che io, sai che io su quello per me è proprio il top del non musical, che quindi diventa musical. Cioè, proprio, assolutamente, anche se in realtà secondo me non è esattamente un musical, ma c'ha anche degli elementi. No, infatti, lui lo definisce il non musical, infatti, esatto, lui, lui stesso, sì, sì. Però io l'ho adorato tantissimo. E spero, sì, che prima o poi lo venga rimesso in cartellone, perché sarebbe per la quinta volta andarlo a vedere, ma sarei molto contento di rivederlo. Andiamo, vero, insieme, andiamo insieme, Tamara. Ti invito ad andare a vedere Supermarket insieme quando lo rifanno. Va bene. Tamara, invece, invitaci a seguirti dove e come. Allora, grazie Fabio, sei sempre molto gentile. Il venerdì alle 15.30 su Milanao, canale 191 del Digitale, Teatro Mania, e in replica il lunedì alle 23.30 su Antenna 3, canale 11. E allora tutto questo è l'approfondimento appunto di Tamara, che qui insomma ci dai tre idee, tre spunti così, ma poi so che insomma dentro Teatro Mania vai molto più nel profondo, intervisti anche, giusto? Degli approfondimenti molto più, diciamo anche su spettacoli che si vedono nelle prossime settimane. Infatti la prossima settimana voglio raccontarti uno spettacolo che è una chicca, un spettacolo molto particolare sul tema della purificazione. Urca. Ma ne parleremo. Tamara Meleo, anche creatrice di Hype in questo momento, quindi riesce anche a farla vedere, ma quanto è brava. Beh, infatti ce la siamo accaparrata noi. Grazie mille Tamara, buona giornata. Grazie, Fabio. Ciao, buona giornata a voi. Ci si vede a teatro, L'abitudine del teatro. Grazie mille a Tamara Meleo. Continuiamo con un po' di musica e poi ho già visto arrivare i nostri ospiti, quindi fra poco qui in diretta su Crystal Radio i nostri ospiti, vedo già al di là del vetro, quindi si parla di musica quest'oggi. Ciao, a fra poco.